Radio Ostuni News, le notizie di Radio Ostuni. Domenica 28 agosto 2022, Sant'Agostino. Dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. Terminati gli appuntamenti per i festeggiamenti in onore del nostro santo protettore. Ieri sera in Piazza Italia è avvenuta la premiazione dei cavalieri della cavalcata di Sant'Oronzo. Il contributo del dottor Giovanni Quartulli, dirigente affari generali e istituzionali del comune di Ostuni, che ha tracciato un primo bilancio sull'estate in corso. Stasera, con la chiusura della cavalcata e con la premiazione dei 37 cavalieri che hanno partecipato alla cavalcata, possiamo fare un primo, anche se sommario, bilancio dell'estate ostunese, perché l'estate ostunese non è che si conclude con la fine del mese di agosto, ma tutti gli sforzi sono indirizzati verso una destagionalizzazione dell'estate ostunese. Un'estate ostunese che quest'anno ha visto grandi eventi, ricordiamo il volo con una manifestazione certamente di carattere nazionale e internazionale, il ritorno sulle scene dal vivo di Riccardo Cocciante con un'unica tappa solo qui in Puglia, e poi la cavalcata che ieri sera ha registrato un notevole successo di partecipanti, non solo gli ostunesi, per i quali questo evento, questa celebrazione è molto sentita, ma anche ha attratto tantissimi turisti che sono venuti dai paesi vicini, più tutti i turisti che vengono da altri paesi anche fuori dalla nazione. Possiamo dire soltanto che siamo molto contenti e che dobbiamo continuare su questo cammino, e così come è stato tracciato il percorso per quest'estate. Paolo Belli e la sua Big Band hanno chiuso la festa di Sant'Oronzo presso il Foro Boario. L'evento gratuito ha richiamato l'attenzione di tanti cittadini che hanno gradito le esibizioni del cantante e della sua band. L'artista e i suoi musicisti hanno coinvolto il pubblico attraverso note canzoni. La musica che gira intorno, una raccolta di cover di grandi successi discografici. Due soprattutto. Primo difetto che avete qui a Ostuni è che ogni volta che io arrivo da queste parti, la prima cosa che mi dite sempre è: Paolo, mangia. E il secondo difetto che avete è che siete molto permalosi. Nel senso che se vai a casa di uno, poi devi andare a casa anche dell'altro, perché se no l'altro si offende. Quando vai a casa dell'altro ti dice: Paolo, mangia. C'ho un sacco di amici, vero, da queste parti. Confesercenti lancia l'allarme sul caro energia. In autunno si rischia il collasso. Se nel 2021 un bar spendeva in media 6.700 euro per le bollette di luce e gas, nei prossimi 12 mesi lo stesso bar spenderà 14.740 euro. Un aumento del 120% e un'incidenza dei costi sui ricavi aziendali che supera il 10,7%. Il caro bollette, spiega il presidente di Confesercenti provinciale di Brindisi, Michele Piccirillo, sta diventando una variabile incontrollabile che distrugge bilanci e redditività per tantissime imprese. Occorre intervenire in maniera urgente e decisa per evitare il collasso. Da oggi e fino al 1 settembre si tiene nel Parco Archeologico di Santa Maria Damiano Ostuni Festival Jazz 2022. 5 imperdibili serate di concerti curate da Deep Down Live Jazz con la direzione artistica di Francesco Milone ed Elio Tanzarella. Il concerto di questa sera inizia alle 21 con Gaetano Partipilo Boom Collective. Le serate sono presentate da Antonella Colucci. Prenotazioni al 339-8513-625. L'invito di Francesco Milone.
Amici e compaesani ostunesi, buongiorno. Sono Francesco Milone, direttore artistico della rassegna Ostuni Live Jazz, presentata dal Deep Down. Grazie all'aiuto dei nostri compaesani, come Elio Tanzarella e Mimmo Ciresino, abbiamo organizzato in queste 5 giornate che verranno, dal 28 agosto all'1 settembre, una carrellata, un excursus, un viaggio di concerti jazz con artisti di fama mondiale. Vi proporremo infatti già da questa sera il primo concerto, Gaetano Partipilo con i Boom Collective, successivamente il 29 sera Vincenzo Bracciante con Javier Girotto, il 30 sera ci sarà Maxionata accompagnato da una ritmica composta da Francesco Angiuli, Claudio Filippini e Francesco Merenda, il 31 sera ci sarà Stefano Bedetti accompagnato dalla medesima ritmica precedente, e in chiusura della rassegna del festival ci sarà Barend Middelhoff insieme al Guido di Leone Trio. Noi abbiamo dedicato a questa iniziativa veramente anima, corpo e qualsiasi modo, qualsiasi forma per portare Ostuni in auge, e tant'è che parecchie riviste hanno parlato di noi e abbiamo portato il nome di Ostuni ovunque in Italia. Adesso manca solo una cosa fondamentale: noi siamo pronti a regalare emozioni, a condividere con voi queste emozioni. Manca solo una cosa fondamentale in questo percorso: il pubblico. Quindi vi aspettiamo. Buona giornata. La Capitaneria di Porto, all'interno del Parco Regionale Dune Costiere tra i comuni di Ostuni e Fasano, ha sequestrato a pochi metri dalla spiaggia ombrelloni e lettini posizionati senza autorizzazioni. Controllate anche le strutture balneari. L'operazione Mare Sicuro ha elevato durante questa estate 61 sanzioni amministrative. Nel pomeriggio alle 16 presso lo stadio Nino La Veneziana, l'ASD Ostuni 1945 disputerà una partita di allenamento contro l'ASD Cedas Avio, militante nel campionato di promozione. Oggi alle 11 su Radio Ostuni replica del programma Stune gli Stunis, tratto dal repertorio storico della nostra emittente. Siete invitati a sintonizzarvi. Il bollettino di ieri registra 1318 contagi in Puglia e un decesso, 116 casi Covid nella nostra provincia. La farmacia Calamo effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. A Villanova, Marina di Ostuni, è aperta tutti i giorni, festivi compresi, la succursale estiva della farmacia Santoro, dalle 8.30 alle 13 e dalle 17 alle 20.30. Meteo: aumenta l'instabilità con probabili rovesci e temporali, temperature stabili, venti deboli dai quadranti sud-occidentali, mare poco mosso. Citazione odierna: prendi tempo per riflettere, ma quando è giunta l'ora di agire, smetti di pensare e scendi in campo. Serena domenica.